dopo anni finalmente hanno aggiornato la palina della fermata, ma gli orari li hanno lasciati su quella vecchia. Sì, sono proprio dei geni. Niente, stiamo andando in centro e io ovviamente sono in ritardo. Una rossa. Guardatela. E in un minuto dovevo prendere l'autobus e fare il biglietto. Ora che poi il biglietto non l'abbiamo fatto, questo è un altro par di maniche. Censuriamo. Questo è un altro par di maniche. Mi raccomando ragazzi, non fate mai il biglietto. No, aspetta, io ti ho anche zoomato, perché pensavo fosse una cosa utile alla comunità. Ma tipo, quanti progetti sono falliti? Nel mio personale, uno. Cioè? È quello di fare corti sul mio canale. Corti o mini webserie. Ma sai forse... È il tuo? È quello, sì, insomma. Ah, secondo te perché è fallito quel progetto? Il mio, nel mio canale, era perché era troppo ambizioso. Ambizioso? Cioè, nel senso, era... richiedeva troppa roba, dopo facendo i calcoli, tutta la roba che richiedeva, ho detto no. ma comunque, il progetto non si riduceva solo al tuo canale, no? Boh, anche al tuo, ma il mio personalmente... Ma più che altro... Quello rivolto a me... Sì. Era quello, anche perché c'erano tanti. Per esempio, avevo l'idea di fare un corto molto semplice, cioè un corto. Praticamente avevo in mente di fare questo nel mio canale personale. È un corto che sarebbe andato probabilmente anche sull'altro. Consisteva nel fare una specie di mini trailer di un film, perché volevo creare questa serie chiamati trailer, che erano dei trailer puramente inventati di film ipotetici che potevano uscire. E questo trailer era molto breve. Ed era un trailer di una specie di film horror che consisteva praticamente, c'erano dei ragazzi che parlavano all'interno di una classe, dicevano ah, cos'è che ti fa più paura, eccetera eccetera. E il problema è che mi servivano tipo un 3-4 ragazzi che parlavano insieme, quindi mi dovevo trovare 3-4 attori al di fuori di me. In più dovevo trovare altre tante persone, perché doveva essere una scena girata che doveva essere durante una giornata di scuola, che ne so, durante un cambio dell'ora. Quindi dovevo simulare il movimento che c'era dietro, quindi bisognava prendere per esempio mettiamo totale 15 persone, compresi gli attori che dovevano recitare. In più mi serviva una classe, quindi dovevo andare in una scuola, chiedere un permesso, calcolando che mi sono fermato non tanto per la scuola, perché la scuola volendo ce l'avevo, che era quella dove ormai posso dire andavo, perché non ci vado praticamente più. Sì, probabilmente è quel tempo in cui edito sto video e siamo già usciti. Beh, se ti bozzano, no. Pam, pam, pam. Avevo le conoscenze, diciamo, di alcuni professori che avrebbero potuto convincere, diciamo, la preside di quella scuola per fare questo corto. Fatto ciò, dovevo trovare un cameraman che, per l'amore del cielo, l'avevo anche magari trovato, che poteva essere il nostro compare qua dietro la telecamera. Ma okay? Non è che sia professionale. No, però comunque mi servivano più di una persona. E dimmi. Se io recitavo dentro, vabbè che io facevo da regista perché ero il creatore, dicevo come andavano fatte le inquadrature, magari cazzi mazzi vari, però il problema è che mi serviva sempre un qualcuno dietro che diceva... Aspetta che sei finito fuori fuoco, zoomato troppo. Madonna. Ma non è male che doveva essere il cameraman. Che doveva essere qualcosa appunto di così, di molto, non dico di professionale, però di molto fatto bene, perché volevo qualcosa che venisse bene. In più mi servivano tutte delle varie location che non avevo e non sapevo dove trovarle. Cioè oddio, alcune sapevo dove trovarle, però avrei dovuto chiedere anche le permesse, cazzi mazze vari, e quindi mi sono fermato, diciamo. Ma questo è uno. Potrei per esempio parlarvi anche della serie web che eravamo in mente di fare io e il mio compagno dietro la telecamera. Era molto carina, il problema è che servivano non tantissime persone, perché l'avevo scritta, diciamo, cosciente che non ci sarebbero state tante persone, ma il problema è che servivano un numero minimo di persone, ok? Ma servivano tutte di determinate età precise. Poi dovevo fare delle scene all'interno di una scuola, anche lì, quindi lì casini tra comparse, eccetera, eccetera. E anche lì tra telecamere, tra cose, magari anche alcuni piccoli effetti speciali che avevo in mente di fare, che era una roba molto basilare. Però tutto un progetto che era partito e non si è mai concluso perché mancavano le materie prime. Cioè, nel senso, ero partito con questa idea che per la mano c'era ancora mi entusiasta. No. Mi fa felice. Non è fattibile, almeno con le persone che conosciamo. Il problema è che conoscevamo persone, ok? Avevamo trovato anche un cameraman, volendo. Soltanto che si sono dimostrati tutti, uno dopo l'altro, inaffidabili. Secondo me è stata anche colpa un po' mia, perché quando ho notato le prime difficoltà, mi sono un po', come dire, non tanto abbattuto,
però ho detto boh vabbè chi se ne è, tanto è una roba che non vedrà nessuno, poi vai te a sapere se qualcuno la guarda o no. Dicevo, il mio problema principale è stato gestire questo progetto che non ha iniziato a prendere un po' piede, ma secondo me, come diceva anche Andrea, è stato troppo ambizioso. Non penso che neanche ora saremmo in grado di farlo, sia perché mancano attrezzature, sia perché i soldi sono un po' di meno, poi vanno destinati all'istruzione futura, ai vari trasferimenti, poi manca gente che conoscevamo che poteva esserci. Forse abbiamo aspettato troppo, non abbiamo mai tentato seriamente, e quando tentavamo c'era un mio problema, che io sono una persona che vuole le cose, cioè odia la lentezza, e quando abbiamo fatto quel test del primo video ci abbiamo messo tanto tempo, sia perché eravamo inesperti, ma vedere che avevamo messo più di 4 ore a me giravano i coglioni, volevo le cose fatte subito. Forse YouTube è stato un fallimento sotto ogni punto di vista, però mi sono divertito, quel poco che abbiamo fatto è stato tanto bello. Però non tutto è perduto, se ci pensi, eh. Ebbene, tutto questo è uno scandalo, no, per far saltare un nuovo canale. No, scherzo. No, in realtà il canale esiste. Sì, c'è idea normale. Allora. No, allora il link non lo metto, però c'è un modo per trovarlo sul mio canale. Tutto comincia quando ho conosciuto il nostro caro amico Gary qua dietro. E tira e molla, a un certo punto gli butto là, quindi diciamo la colpa della creazione di questo canale, se mettiamo caso se ci denunciano, sarebbe mia. Ma se facessimo un canale dove fondiamo il tuo e il mio, ok? E facciamo corti, facciamo video comici. Cioè l'idea era quella di ispirarsi, diciamo, un po' alle web serie, a canali come, fatemi pensare, i The Show, ma non quei video di dove facciano gli scherzi, magari quelli qui, per esempio, quando hanno fatto, provavano la vita da senza tetto, oppure fare cortometraggi o video comici. Cortometraggio adesso mi viene in mente soltanto aspetta, com'è che Skype Apocalypse. In più fare video comici magari più seri, diciamo, magari, anche se ammetto di averli seguiti anch'io. Cosa cazzo stai facendo con il Zoom? Dei Pantellas, per esempio. E una volta mi disse di sì e partì l'idea. Creammo il canale, creammo anche il trailer di quello che doveva essere il canale. Che dopo quanti mesi l'abbiamo creato il trailer? Ma in teoria anche poco dopo, sai, effettivamente. Perché era il problema di... Allora, quella volta io e il nostro caro amico Gary eravamo ancora in classe insieme. Ok? Perché allora, poi è successa una situazione. Andrea si trasformò in un mostro, nessuno lo volle più al Kennedy e sparì dalla circolazione. Beh, per poi tutto. Scegliere plastogia. Esatto, semplicemente abbiamo scelto due indirizzi diversi, che questo non ci ha aiutato molto, soprattutto perché quando eravamo in classe, visto che all'inizio eravamo compagni di banco, principalmente invece di stare attenti ad italiano, salutiamo la nostra carissima professoressa di italiano che sappiamo tutti che ci segue ogni giorno, parlavamo principalmente di video, anche di cazzi nostri, però principalmente idee per i video, idee in generale, cose da fare, ok? Insulti verso i nostri compagni di classe. Sì, nuove bestemmie, lì è stata fondata Lio Stracchino e Madonna Cisalpina. E quella volta eravamo partiti anche a bomba, perché avevamo fatto subito, tra virgolette, il video, che poi era da rifare, perché ci siamo accorti mentre lo montavamo che era tutto totalmente, da me recitato di merda, perché era una prova. Sì, dettagli. Comunque, piacere, Andrea. Parli di me, che non so recitare. Ok, ma lei cosa vuole da me? Io mi stavo vergognando, perché diciamo, ma io voglio veramente fare questo progetto e non so fare niente, Andrea, aiuto. Ok, partite a bomba, lo dovevamo rifare, perché il focus era di merda. Magari fai passare qualche clip, se vuoi, giusto, ho piacere. Ma poi, ma non so se ti ricordi che c'ero io, ad esempio, in una scena ero così, poi quella subito dopo ero così. Ah, cosa? Sì, cioè, tutta una serie di errori, perché, allora, quel video facciamolo subito, abbiamo scritto il video, gli ho detto facciamolo subito, lui mi fa perché devo vedere un minimo come sono da fare l'inquadratura, bisogna fare delle prove, perché Andrea, noi non abbiamo studiato nulla riguardante cosa, non possiamo neanche dire di essere degli autodidatti, probabilmente molto fuori fuoco. Tu parla per te, perché io un minimo di regia no, però sotto il punto di vista attoriale un minimo lo so. Ah, c'ha ragione. Proprio il minimo. Però per tutto il resto noi non abbiamo imparato mai nulla. C'è un motivo se i nostri canali non sono mai decollati. Posso? Ti viene la scena dall'inizio. Ah, ok. Sto soltanto facendo perdere tempo, perché so che lo metterai nel video questo. Non avevamo nessuna idea su come
magari l'idea era anche figa, ma non avevamo nessuna qualità di sceneggiatore, nessuno sapeva come gestire le inquadrature, nessuno sapeva come gestire i tempi, nessuno sapeva come gestire le luci, il focus, i dettagli, il montaggio. Ma il montaggio ci poteva anche stare, però non puoi dire di essere autodidatta se fai le cose a caso, perché un conto è imparare con l'esperienza, cioè i video che avete visto che man mano sono migliorati, ma è soltanto esperienza e correzioni varie. Al mondo d'oggi, ma già anche 3 anni fa, YouTube non era più una roba amatoriale, ma serviva una base sia per il lato video sia anche per il lato gestionale. C'è stata un po' di boh, sì, vabbè, dai, intanto abbiamo tempo, il tempo è sempre di meno, e ormai abbiamo perso 3 anni. 3 anni, diciamo. Abbiamo perso quel treno, come si suol dire. Se noi fossimo riusciti a farlo, non so quanto siamo andati avanti, perché gli unici che ci credevano almeno all'inizio eravamo noi due. E anche quando abbiamo trovato, ti ricordi di... Io l'avevo già capito fin dall'inizio che manco lui ci credeva. È che lo capisce da uno sguardo. Piccola parentesi, cos'è successo? Abbiamo deciso, a un certo punto c'è stata una spinta di voglia, diciamo, tra virgolette, all'inizio dell'anno scolastico odierno. Quindi stiamo parlando di settembre 2019. C'è stato un boom, perché ne abbiamo parlato con qualcuno, che, diciamo, voleva fare quello che volevamo fare noi, il proprio lavoro, ok? Parliamo di un ragazzo che lui, finito le superiori, appunto, aveva intenzione di prendere e partire e andare a studiare per diventare, non mi ricordo bene se regista o direttore della fotografia. Il regista è quello che sta dietro e comanda, dice quello che devono fare tutti, principalmente. Preferibilmente con fare dittatoriale. Invece il direttore della fotografia è quello che si occupa di far diventare le inquadrature belle. Ecco, tipo questa. Esattamente. Non è una buona inquadratura. Preciso. Cioè, qua ci viene anche un bambino. Questo è soltanto per Instagram. In più c'era un sceneggiatore, chiamiamolo, perché, diciamo, allora, come ce l'avamo divisi i lavori? Io avrei curato tutta la parte della creazione della storia insieme a Gary, ma principalmente quello che la creava, diciamo, e che la diceva i dialoghi, ero io. Poi io mi sarei occupato dell'abito attoriale, tutto l'altro resto, quindi, diciamo, della parte che si vedeva, tra virgolette, quella che parte subito in risalto, tutto il resto, la parte tecnica, si sarebbe stata accaparrata, diciamo, al nostro caro amico Gary. Avevamo trovato anche degli attori, è stato anche fatto un gruppo, mancava pochissimo. Sai cosa mancava, zii? Cosa? I soldi. A parte quello, ma volendo anche senza soldi si poteva arrivare a qualcosina di carino, ok? Mancava semplicemente il copione, che, visto che avevamo un co-sceneggiatore, diciamo, che doveva... Guarda che mi sa che hai la telecamera troppo su. Sì. Ecco. Un co-sceneggiatore, la storia andava scritta principalmente con me e con lui. Allora, in tutto questo tempo, quindi un anno, ci siamo trovati io e questo ragazzo, così adesso tu lo scoprirai, una volta, due ore tipo, e abbiamo fatto anche tutta una buona parte, perché abbiamo fatto praticamente tutto il prologo. Cioè, questa qua doveva, quello che stavamo creando era una mini serie web che doveva finire... Male? No, doveva finire con... Boh, finisce male, perché finisce con... Ma non dirlo, magari lo facciamo un giorno! Ma comunque, figurati se si ricorderà. Doveva finire, insomma, con pochi episodi, cioè, mettiamo caso, 5-6 episodi. Una cosa molto blanda per buttarla lì e vedere l'effetto che fa, appunto. Fatto questo, è successo anche un paio di mesi fa, gli avevo scritto: oh, ma quando è che andiamo avanti con questa storia, visto che siamo anche più a casa, eccetera, eccetera. Ah! Esatto. Mi fa: sono impegnato di qua, di là, ma impegnato di cosa? Sei a casa a farti le seghe! Secondo me sono stati limitati dal fatto che non c'era una prospettiva di crescita. Ma reale. Certo, ma finché non cominci non puoi neanche crescere. Su questo ti do ragione. Tra i vari problemi che ci hanno fermato, uno dei più grandi era l'inaffidabilità di alcune persone. Perché, per esempio, c'era un ragazzo che appare anche nel trailer, dove si vede solo la sua bocca, ma appare anche nei video di Gary, dove lui ha detto: sì, carichissimo, facciamo, eccetera, eccetera. Non sappiamo che fine ha fatto da tipo 2 anni. Ma in realtà... cioè, è sparito completamente. L'ultimo... Avevamo un progetto tanto costoso, sia sotto il punto di vista umano, soldi, tempo, fragole, anche esperienza, che era era magari anche sostenibile. E il problema è che non è mai andato avanti perché non avevamo i mezzi neanche per cominciare. Questa telecamera è stata comprata solo ed esclusivamente per questo progetto. Per cosa l'avete vista? L'avete vista nel mio canale, nel suo canale. Poi vabbè, io ho fatto anche delle foto
Adesso un momento. Dai, che c'ho più di 1000 persone che ci seguono. Però momento zero di spam. Venite a seguire su Instagram la mia pagina di Mani. No, pubblica mani bellissime. No, la mia pagina di fotografia, Paradise Picture 01. Che eravamo puntualmente sempre io, Gary, fine a fare i video. Se guardiamo, se, infatti, se andiamo a vedere tutti i video, principalmente non c'è nessuno al di fuori. Perché degli altri non mi affidavo. Non mi fidavo. Gli altri non prendevano. Ma senza fargli una colpa, tutti i nostri amici non prendevano mai seriamente la cosa, perché se per noi era una cosa a cui ci tenevamo, per loro era un piacere che ci facevano, un gioco. Ma è giusto anche così, eh? Ma ti dico la verità, io nel progetto, tornando un po' indietro nel discorso, è la prima volta che capisco la divisione dei ruoli. Sai perché? All'inizio ho avuto un periodo in cui ti odiavo e praticamente non mi andavo di continuare nel progetto perché non avevo ben compreso qual era il mio ruolo. Te l'avevo anche scritto, perché ci penso. Andrea, io cosa devo fare? Perché tu comunque recitavi, scriveva, tu anche scrivevi, doveva filmare, anche lui si metteva a montare, e io ero rimasto lì a dire, mo che cazzo faccio? Eri la nostra vacca da mungere. Ma vaffanculo! Ero comunque abbastanza fiducioso, insomma si sarebbe tutto sistemato col tempo. Infatti si è sistemato nel peggior dei modi, non abbiamo fatto un cazzo. Questa è la storia di un progetto fallito. E dubito sinceramente che riusciamo a farlo di nuovo, però mi è piaciuto pensare, mi è piaciuto ideare, mi è piaciuto collaborare almeno parzialmente con te. Se un giorno riusciamo a farlo sarò lieto, però per ora il progetto ormai direi che è un po' arenato. Qualche giorno fa ho riaperto l'account Google di quel canale e mi è venuta un po' di nostalgia, devo dire la verità. È che ho ritrovato anche quei mitici copioni di 6 anni fa che erano. Li ho letti, erano orrendi. Cioè, io non ho capito neanche come hai fatto a dirmi, dai, mo li vediamo. Dai, andavano da scartare la prima riga. Vuoi che ti dico un segreto? Li devo ancora leggere. Ah, ok, tu hai avuto 3 anni per leggere. Tu dovevi soltanto aprire un drive con la cartella porno HD premium. Si chiude un capitolo, se ne apre un intermedio. Cazzo di frase è? Non ho capito. Ma sai, volevo. Beh, almeno mi dici. Oh, ma almeno mi dici. Oh, ascolta, aspetta 5 minuti che devo fare la frase d'effetto finale. Cazzo. Ma no, sta roba, dai, mo. Quindi, come ho detto anche nel mio video del lamentarsi, non fate progetti troppo ambiziosi perché succede se no sto casino. Se ve lo state chiedendo, il progetto alla fine The Anormal Insane non è totalmente chiuso, è soltanto accantonato. Anche perché per le cose che si stanno venendo a creare sarà un po' complesso. Magari questo lo spiegheremo in dei video separati. Quindi da lontano, oggi che giorno è? 30? Maggio. 30 maggio 2020, The Anormal Insane non muore ma rimane nelle nostre anime. Bella questa! Visto, cazzo, non per niente li scrivo io i video, non sto pezzo di merda. Pam 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 pam. No. Ok, penso che possa bastare sinceramente sta merda.